La prima domanda ve l'avranno già fatta, poi la dirò anche in inglese. Come è stato lavorare, essere diretti da Roman Polanski? What was it like being directed by Roman Polanski? Nessuno aveva fatto questa domanda prima. E credo che voglia rispondere Fanny, perché non l'avendo mai chiesto a nessuno, lei sarà la prima. È stata una gioia, perché quello che apporta la passione, la tenacità, l'amore del particolare, ti dà la gioia di essere attrice, che finalmente tu hai l'impressione che tu non hai fatto niente prima e che tu non farai niente dopo. Ecco. It was very precise, and he's like a child. He's like a child and he wants to play. And that's why I do the job as well, because I want to play as well. So that's where we came together. We played. And you know what? One of the funniest moments was when John Cleese was behind the camera and I was playing the scene, and John was looking at me and he started to applaud behind the camera. And Roman was laughing. And so there was really, it was a lot of laughter, and it was like we were little childs. And he still is. With 90 years, he's a little child. Somehow he kept this in his heart, and that was wonderful. Ma credo che appunto è quello che loro stanno dicendo. E comunque il divertimento vero è quando recuperi il bambino che c'hai dentro. Quando quello funziona, funziona tutto. Perché allora non hai giudizio su te stesso e ti butti. E recitare bisogna buttarsi senza paracadute, se no non è divertente. Vediamo se questa seconda domanda ve l'hanno già fatta. Siamo a Venezia, qual è l'importanza oggi dei festival cinematografici? What is the importance today of festivals, cinema festivals? I think it's the same importance like they were 80 years ago. They're still important. People go to the cinemas. The cinema, for me, the cinema was the world I wanted to be. It was better than the reality. You know, and the cinema is big, the screen is small, and it will always exist. When the film came up, they said the theater will die. The theater still exists, so everything, it will exist because it's a human need to go to the cinema and to flee in those worlds, which are super, more than reality. Il festival è la possibilità di vedere dei film di tutti i paesi, di tutti i registi, quelli confermati, quelli giovani. Dunque è come una grande feria dove si vede la vivacità del cinema del mondo intero. È l'opportunità di star fermi in un luogo e di girare nel mondo. Quest'anno oltretutto hanno messo tante sezioni diverse, anche tecnologicamente diverse, formati diversi. Uno sta qui 10 giorni e ha una visione di cos'è la sensibilità di artisti che non sono magari come i tuoi italiani, e allo stesso tempo anche mantenere una, non so come dire, alta quella che, ed è fastidioso quando la politica fa dama su di noi, la centralità dell'artista, perché il paradosso è che nel contemporaneo tutti parlano di politica, ma quando ti rivolgi al passato ti ricordi solo dei musicisti, degli attori, dei poeti, dei grandi artisti, per cui c'è una contemporaneità fasulla e c'è invece qualcosa che rimarrà. Olivier Toscano una volta ha detto una cosa molto bella, diceva: ogni anno ci sono un paio di tette più sode, ma l'urlo di Anna Magnani rimarrà tutta la vita, per cui se fai l'attrice, cioè, l'interpretazione di Fanny, parlo di lei, ma di Oliver, rimarranno se hanno restituito emozione alla gente, al di là del tuo viso che può cambiare o non cambiare. Se tu restituisci emozioni, e il cinema è un'emozione, sitting in the darkness and trying to be somebody else, diceva James Taylor. Grazie, thank you so much. Grazie.